Bene, allora iniziamo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti, benvenuti anche agli studenti del liceo Rosmini e del liceo Filzi di Rovereto. Allora, dunque io ho il piacere di inaugurare le attività culturali dell'Accademia del 2024 proprio con la conferenza del professor Maurizio Bettini. Dunque, la conferenza fa parte della quarta edizione del ciclo La filosofia incontra gli altri saperi, sempre curata anche quest'anno dai professori Alessandro Palazzo dell'Università di Trento e dalla professoressa Elisa Gelmini del Liceo Rosmini di Rovereto. Allora, questo ciclo, come i precedenti, richiede un approccio interdisciplinare proprio per trovare quelle interazioni di metodo e di prospettive tra la filosofia e le altre discipline. Ma è anche un'occasione per riflettere sullo statuto stesso della filosofia, che si pone come un'interrogazione necessaria e ulteriore a fronte, evidentemente, della complessità, dei saperi e delle varie, forme in cui essi si manifestano. La filosofia, quindi, come dire, alza lo sguardo sulla totalità e concepisce la molteplicità. Quest'anno il titolo dell'intero ciclo ha il nome Lo sguardo filosofico sul futuro, ovvero come l'umanità ha prospettato e modellato il proprio futuro e come ne è stata trasformata. Ma il futuro è anche oggetto di responsabilità e a maggior ragione oggi, con i fenomeni epocali ai quali assistiamo, le guerre, le migrazioni, i cambiamenti climatici, c'è un'estensione di responsabilità nei confronti delle generazioni future. E molto pertinente risulta quindi il titolo che il professor Bettini ha voluto dare alla sua conferenza, come dovrebbero comportarsi gli uomini, i doveri umani nel mondo antico. Quindi, per orientarsi sul futuro, un'esplorazione del passato, quel passato che ritorna ciclicamente, riproponendo problemi analoghi, ma richiedendo soluzioni sempre nuove. Io, a breve lascerò la parola alla professoressa Gelmini per presentare nei modi dovuti il professor Maurizio Bettini. Lasciatemi però dire che è un onore per l'Accademia ospitare il professore qui a Rovereto, perché Maurizio Bettini ha, si può dire, rivoluzionato in Italia gli studi sulla classicità, privilegiando nella sua ricerca un dialogo, diciamo, ecco, un dialogo tra passato e presente, avvicinando la lettura dei testi alla contemporaneità e adottando un metodo che possiamo dire inclusivo nella storia letteraria. Quindi, leggendo e interpretando la società antica e la letteratura antica, con la filologia, certo, ma anche attraverso la storia, il diritto e soprattutto l'antropologia culturale. Quindi grazie, grazie professore, grazie ai curatori di questo ciclo e buon ascolto a tutti. E adesso tocca, lascio la parola a Elisa. Grazie. Allora, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, ringrazio la Presidente, professoressa Patrizia Salomoni. Benvenuti a tutti e tutte, a chi è in sala, a chi è collegato. E un bentornato, il professor Maurizio Bettini. È un volto molto noto, è uno degli studiosi del mondo antico più autorevole, filologo classico e antropologo. C'è questa svolta di cui magari potremo parlare in un secondo momento. Il professore è stato un filologo classico, un docente a Siena. Oggi è emerito di questa università. Il punto importante gli studiosi ancora oggi che seguono il metodo del professor Bettini, è il fatto che lui nel 1986 fonda un centro interdisciplinare. Questo centro ha un titolo, un acronimo molto interessante, AMA. Antropologia del mondo antico. Questo centro ha riunito appunto dal 1986 classicisti, filosofi, filologi, scusa, semiologi, linguisti, cultori della storia dell'arte, della letteratura. E in questo centro si capisce come lo studio del mondo classico sia visto attraverso prospettive diverse, quindi prospettive che superano la disciplina e cercano di incrociare conoscenze diverse. Nel 2020, questo centro è diventato un centro interdipartimentale, quindi non soltanto che lega l'Università di Siena, ma anche altre università. Il professore è stato a lungo anche all'estero. La sua fama è legata in particolar modo all'Università di Berkeley in California, dove ha tenuto dei seminari. È stato presente anche alla Scuola di Studi Avanzati di Scienze Sociali a Parigi e ha insegnato al Collège de France. Ci sono generazioni di studiose e studiosi che hanno imparato il metodo del professor Bettini. Nel presentarlo, nel ringraziarlo, ovviamente di essere qua con noi, vorrei farvi capire come, adesso vi elencherò i saggi e i libri del professor Bettini, che sono davvero ricchi di stimoli. Non tutti, non tutti. Benissimo. Ci ha abituato bene, professor Bettini, nelle sue edizioni pluridecennali, quindi i lettori lo seguono. I saggi del professor Bettini hanno sempre un'erudizione profonda. L'analisi è sempre rigorosa, ma la comprensione di quello che noi stiamo leggendo e la divulgazione non manca mai. Molti gli aneddoti, anche della sua straordinaria passione per Plauto, il professore si è laureato su Plauto e ricorre spesso in qualche suo saggio. Allora, segnerò quelli che hanno colpito anche in questi anni: Alle porte dei sogni, 2009, Vertere, gli studenti presenti sanno bene, Un'antropologia della traduzione nella cultura antica, che ha vinto anche un premio Mondello, Critica 2013, Elogio del Politeismo 2014, in collaborazione anche con altri studiosi, alcuni saggi accademici, Dei e uomini nella città, Antropologia, religione e cultura nella Roma antica, 2016, Radici, tradizione, identità, memoria, 2017, A che servono i greci e i romani? Homo sum, esseri umani nel mondo antico 2019. Hai sbagliato foresta, che è la citazione di un verso di Caproni legato a chi appartiene a un luogo, chi invece non appartiene. E Città della parola 2022 e recentissimo Chi ha paura dei greci e dei latini 2023 sulla paura che i classici possono fare. Gli lascio subito la parola e sta per uscire a febbraio per il mulino, mulino Einaudi, dimenticavo di dire, dove cura in particolar modo la collana mitologica di Einaudi e anche per il mulino.
Sta per uscire a febbraio di quest'anno Antropologia del mondo antico. Io gli lascio la parola perché siamo tutti qua per ascoltarlo. Grazie. Buonasera a questo gentilissimo pubblico, vedo in gran parte formato da ragazzi, la cosa mi fa sempre un grande piacere vedere questi volti giovanili, giovani tra chi mi ascolta, quindi saluto in particolar modo loro, ma non solo loro, saluto tutti. Io sono venuto varie volte in passato a Rovereto, è una città cittadina che mi piace molto e a cui sono affezionato. Sono affezionato al suo museo, all'atmosfera che ci si respira, quindi ringrazio l'Accademia degli Agiati per questa possibilità, per questo invito. Dunque, adesso immaginiamo per un momento che non siamo a Rovereto, ma siamo ad Eleusi. In questo momento siamo ad Eleusi, che è il quartiere della città di Atene, come sapete, forse sacro alla dea Demetra e alla sua figlia Core. Qui incontriamo, ecco, e sto parlando della prima scena delle supplici di Euripide, qui incontriamo Etra, madre di Teseo, re della città. La terra che la regina calpesta è quella da cui era germogliata la prima mitica spiga di grano. E lì, proprio lì, lei intende compiere un sacrificio che favorisca la crescita delle messi. Questo è importante, poi lo vediamo fra un momento. Improvvisamente però si trova circondata da un gruppo di donne in abito da lutto, prostrate. Immaginate che se siamo a teatro è facile per il regista mettere in scena questa vicenda, no? Le donne disperate, vestite a lutto, prostrate in terra. Chi sono? Dunque, loro sono le madri di coloro che si sono recati con Adrasto e Polinice ad assediare la città di Tebe. È uno dei miti più celebri dell'antichità, i sette contro Tebe, per restituire il regno a Polinice e toglierlo ad Eteocle. Però questi sono tutti morti. E la cosa ancora più grave è che Creonte, il re di Tebe, non vuole che siano sepolti questi guerrieri che hanno attaccato Tebe perché sono dei traditori, perché erano insieme a Polinice, che era il fratello di Eteocle, che secondo lui aveva tradito la città, quindi sono dei traditori, devono restare insepolti. Queste donne sono venute fino a Tebe, queste madri, per implorare Teseo di fare qualcosa a lui. Cioè, convinci tu, Creonte, a seppellire, a dar sepoltura ai nostri figli. Ora, questa terra su cui avviene questa scena dell'Eleusi, noi potremmo considerarla un po' la piccola patria, la terra sacra ai nostri diritti umani, o anche, come forse sarebbe più giusto chiamarla nella prospettiva antica, lo vedremo, ai doveri umani. Perché se lì Etra intende piantare il germoglio del grano, se lì era stato piantato il primo mitico germoglio del grano, la Triptolemo, eccetera, qui è stato piantato anche il seme dei diritti umani, cioè di come l'uomo deve comportarsi con l'uomo. Ed è questa è una citazione di Seneca, dal titolo che vi ho dato. Infatti, proprio su questa terra, ogni anno un gruppo di sacerdoti che aveva un singolare nome che è difficile dimenticare, gli aggiogatori di buoi, i Buzungai. Ogni anno gli aggiogatori di buoi compivano la prima aratura augurale per tutto l'anno agricolo che si sarebbe aperto, e mentre compivano questa cerimonia sacra, che è una cerimonia agricola e sacra nello stesso tempo, scagliavano tre maledizioni che diventano poi mitiche, cioè che in tutta la Grecia si conoscono le maledizioni, le arai dei buzugai, degli aggiogatori di buoi. Quali sono queste maledizioni? Sono contro coloro che si rifiutano di concedere fuoco o di concedere acqua a chi ne fa richiesta,
contro coloro che si rifiutano di mostrare la strada a chi si è perso, agli erranti, e infine contro coloro che lasciano insepolto un cadavere. Quindi non è un caso che questa scena di Euripide si svolga proprio lì, dove questi Buzuge scagliavano la maledizione contro chi lasciava insepolto un cadavere. Evidentemente, chiunque avesse commesso una simile trasgressione metteva in pericolo il raccolto. Per questo le maledizioni le scagliano questi sacerdoti che fanno la prima aratura, perché chi commetteva una trasgressione del genere faceva irritare gli dèi, i quali avrebbero potuto punire la comunità con un raccolto scarso. E quindi da qui la maledizione che gli agitatori di boi scagliano. Il fatto è che questi sacerdoti, così come le madri in lutto che sono su quel medesimo terreno, invocavano diritti che devono essere riconosciuti a tutti gli uomini, indiscriminatamente, a chiunque, non solo ai membri della mia stessa città, che appartengono alla mia stessa polis, al mio stesso gruppo. Guardate, questo concetto di appartenenza alla città è fondamentale nel mondo antico. No, ogni città ha i suoi cittadini che sono diversi dagli altri, e gli altri certamente quando vengono in quella città non hanno gli stessi diritti che hanno i cittadini, no? Però queste tre cose o quattro che vi ho indicate, queste dovevano essere concesse e riconosciute a tutti. Cioè, se chi ha sete ha diritto a bere, chi ha freddo ha diritto al fuoco. Pensate, i greci non hanno i fiammiferi, quindi bisognava che qualcuno desse loro un tizzone acceso per accendere un fuoco, ovviamente questo non si poteva fare. E soprattutto, se un cadavere restava insepolto, questo aveva diritto alla sepoltura. Ora, qui troviamo in qualche modo la soglia minima di quello che l'uomo deve fare con l'uomo. Cioè, sono proprio i diritti elementari, più semplici, che però sono comuni a tutti e non soltanto appartengono a quelli della mia città o a quelli della mia famiglia, no, chiunque, qualsiasi uomo ha diritto a ricevere sepoltura se è morto. E questo ci porta fuori dal tema di questa frase di Euripide e ci riporta addirittura all'Iliade. Qui il concetto viene fuori molto bene, quello che sta dietro questa maledizione. Nel 24° libro è un episodio famoso. Voi sapete che Ettore ha ucciso Patroclo, cioè l'amico e qualcosa di più di Achille. Achille è disperato, ha abbandonato il combattimento, poi torna a combattere e uccide Ettore. E non vuole restituire il cadavere perché venga sepolto, non vuole restituirlo a Priamo, il padre. Allora, gli dèi di questo si sono adirati, perché Achille, lungi dal voler restituire questo cadavere, lo trascina dietro il suo carro intorno alle mura di Troia. Gli dèi sono intervenuti, hanno fatto sì che il cadavere di Ettore non si corrompa, cioè resti in qualche modo nelle condizioni in cui era, come morto. Però questo non basta, cioè gli dèi dicono: ma che fa Achille? Achille è impazzito, ha perso il senno, e anzi, come dicono loro, non conosce più Eleos, non conosce più la compassione, che è una virtù importante anche per i greci omerici, e soprattutto non prova più Aidos. Non prova più vergogna. Questa è una società, come dicono gli antropologi, fondata sull'onore e sulla vergogna. Cioè, ogni uomo ha diritto alla sua timè, al riconoscimento del suo onore. Quando fa qualche cosa che viola questa timè che merita, piomba nella vergogna. Cioè, tutti lo svergognano per quello che ha fatto. E Achille non conosce più la virtù della vergogna, non si vergogna più di quello che sta facendo. Apollo interviene, e qui il poeta Merico lo fa parlare, e dice:
Bisogna che Achille stia attento a che noi, divinità, non ci adiriamo con lui. Lo minaccia. Perché? Perché è terra muta quella che impazzando sconcia. Quindi pronuncia questa frase enigmatica, il che non sorprende perché Apollo è sempre enigmatico, quello che dice, però per noi particolarmente enigmatica, cioè perché quella che sta sconciando in questo modo è terra muta e quindi è particolarmente grave quello che fa. Ai nostri occhi moderni, cioè che non entrano nella testa degli eroi omerici, come già chiedeva di fare Heine, come oggi chiedono ancora gli antropologi, cioè bisogna entrare nella cultura degli altri. Questo terra muta suona quasi il contrario, cioè, vabbè, ma se ormai è terra muta il cadavere di Ettore, perché dovrebbe essere così grave trascinarlo impazzando dietro al cavallo, dietro al coppio? In realtà il segreto è proprio in quel muta, in quel kofen. E per questo i Buzughei scagliavano quella maledizione contro chi non avesse sepolto un cadavere. È terra muta e quindi non può chiedere. Cioè il cadavere non può chiedere di essere sepolto. Il cadavere è necessariamente affidato agli altri uomini. Mentre chi ha sete può chiedere l'acqua, chi ha freddo può chiedere il fuoco, chi si è perso può chiedere la strada. Il morto non può chiedere nulla alla sepoltura, sono gli altri che devono dargli. Ecco perché è così forte questo precetto, perché dietro c'è un diritto che non può essere rivendicato, dal morto, e c'è un dovere da assolvere per rispettare il comando degli dèi. E questo è una cosa importante da capire nella concezione che gli antichi hanno di quello che noi chiamiamo i diritti umani. Più che diritti umani, bisogna parlare di doveri degli uomini verso la divinità. Cioè, offendendo l'uomo, non facendo per l'uomo quello che è necessario fare, non si violano dei diritti che sono intrinseci all'uomo. Si violano delle regole che sono imposte dalla divinità. Questo è un cambiamento di prospettiva che noi abbiamo avuto dopo l'illuminismo, no? Noi abbiamo avuto la nascita del concetto di diritto umano, cioè del fatto che l'uomo in quanto tale. Scusate, non è molto potente. Allora, se io mi allontano un po', scusatemi. Noi dopo l'illuminismo abbiamo guadagnato questo concetto per cui l'uomo in quanto tale è un portatore di diritti, solo essendo uomo. Cosa che prima, diciamo, nelle epoche precedenti non era così scontata, anzi. E questo è stato un grande, come dire, un grande salto che la nostra civiltà ha compiuto con l'illuminismo, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, no? Le droits de l'homme. The human rights, queste sono tutte cose che nascono dopo. Però nel mondo antico noi non possiamo parlare correttamente di diritti umani. Più giustamente dovremmo parlare di doveri umani, doveri che l'uomo deve alla divinità, deve all'altro uomo per compiacere, per rispettare il dettame della divinità. Ora, vi potreste chiedere perché io, per parlare di diritti umani, di doveri verso l'uomo, eccetera, mi sono rifatto così lontano, cioè ho cominciato a parlare niente meno che di Omero e dei Buzyga e dei giocatori di buoi, eccetera. Beh, voi potreste dire più banalmente perché sei un maledetto classicista e questo dovevi fare, cioè si sapeva che prima o poi venivi a parlare di latino e di greco. Ma non è solo per questo, vorrei citare una bellissima massima di Rousseau nel saggio sull'origine delle lingue, in cui lui dice: quando si vogliono studiare gli uomini, occorre guardare vicino a sé, ma per studiare l'uomo occorre imparare a spingere lo sguardo lontano. Occorre prima osservare le differenze per scoprire le proprietà. Questa è una frase bellissima. Cioè, vuoi conoscere gli uomini? Guardati intorno, non hai bisogno. Puoi conoscere l'uomo, cioè questa idea astratta dell'umanità.
devi guardare molto lontano, perché se guardi lontano allora vedi la differenza, vedi le differenze e puoi contrastarle con quello che già sai e scoprire di più sull'uomo. È quello che stiamo cercando di fare noi questo pomeriggio. Lasciamo il mondo greco, omerico e post-omerico e spostiamoci a Roma. Siamo nel 44 avanti Cristo, quindi è un momento anche particolarmente cruento e tragico della storia di Roma. Nel 44 avanti Cristo, però, è lo stesso anno in cui Cicerone scrive il De Officiis, un'opera che lui scrive in pochi mesi. L'uomo era impressionante. Una volta che l'hanno estromesso dalla politica attiva, si è messo a scrivere nel giro di mesi praticamente. Ha scritto opere che poi resteranno per noi fondamentali, De Repubblica, non so, De Officiis, delle opere di un interesse straordinario. Era veramente un'intelligenza superiore. Nel De Officiis, anche lui affronta ciò che l'uomo, il problema di ciò che l'uomo deve all'uomo. Siamo sempre lì, cosa bisogna fare per l'uomo, no? E lo affronta nel quadro di ciò che chiama la società più estesa fra gli uomini, quella di tutti con tutti. Anche qui, cercando di mettersi nella testa dell'uomo antico, lui sta dicendo: per favore, non pensate ai cittadini di Roma. No, io sto parlando degli uomini in generale, quindi uscite dal quadro della vostra città che vi prende, perché civis romano sum, un concetto totalizzante per un romano. Uscite dall'idea del civis romano sum. Pensate alla società più grande che esista, qual è? Quella fra gli uomini. Cosa occorre per essere far parte di questa società più grande degli uomini e con gli uomini? Due cose fondamentali, ratio et oratio, la ragione e la lingua, la ragione e il linguaggio. Questo basta per essere considerati uomini e basta per fare parte della stessa società. Non sono parole da trascurare, perché noi anche nell'Ottocento e nel Novecento, ma non parliamo poi prima, nell'esperienza cinquecentesca e seicentesca delle colonie, siamo riusciti molto spesso a considerare non uomini una quantità di persone, pur se erano dotate di razio e d'orazio. Qui Cicerone, almeno teoricamente, riconosce la qualifica di uomo a chiunque sappia parlare e abbia una testa per ragionare. Quindi la parola e la ragione. Allora, affinché questa societas, come la chiama lui, possa mantenersi salda, è necessario, ecco, dice lo stesso Cicerone, conservare la condivisione. Lui dice communitas, perdonatemi se cito la parola latina, perché è importante, la communitas, di tutti quei beni che la natura ha generato per l'uso condiviso degli uomini, per l'uso communis degli uomini. In altre parole, la società degli uomini con gli uomini fa tutt'uno con la condivisione dei beni messi a loro disposizione dalla natura. E questa è la base del ragionamento di Cicerone. Ora, communis e communitas, però, sono parole interessanti che non vanno trascurate. Qui l'italiano comune ci metterebbe fuori strada. In realtà, per un latino, communis significa che si condividono dei munia, dei munera, che sono degli obblighi, dei doveri. Quindi la communitas è una condivisione di obblighi e di doveri. In altre parole, la società dell'uomo con l'uomo, secondo Cicerone, funziona se questi beni sono vincolati da un meccanismo di reciprocità, cioè se io do ma ricevo, se io ricevo ma anche do. Questo è il principio di base della societas di cui Cicerone sta parlando, no? Quindi esiste questa societas quando ci si comporta in modo tale da rispettare il principio secondo cui l'usufruire di beni condivisi da tutti, quei beni che la natura ha messo a disposizione, eccetera, eccetera, prevede sia l'atto di approfittare di questi beni, sia quello di concederne l'uso ad altri uomini, tanto il ricevere quanto il dare.
Da qui, dice Cicerone, promanano quei principi che lui chiama appunto communia, i doveri e i vantaggi reciproci, diciamo, vantaggi e doveri reciproci. Quali sono? Guarda caso, concedere l'accesso all'acqua a chi ne fa richiesta, permettere che si accenda il fuoco a chi ne fa richiesta e dare un consiglio onesto a chi deve prendere una decisione. Come vedete, sono un po' variati rispetto alle maledizioni di Buzzughe, ma sono ancora quelli, i principi, quei nuclei elementari. Però lui li articola, spiega molto bene, cioè, attenzione, perché sono i communia, cioè quei doveri, diritti che legano fra loro gli uomini, legano l'uomo con l'uomo, il dare e il ricevere. Io godo dell'acqua, ricevo l'acqua, ma devo anche darne l'usufrutto ad altri. Godo del fuoco, ma devo anche darlo. Ora, Cicerone, che era un uomo molto intelligente, ma a volte, come sapete, come politico, insomma, lasciava un po' a desiderare. E qui anche un pochino ci delude a un certo punto. Perché? Perché lui continua il suo ragionamento dicendo: sì, è giusto dare l'acqua a chi ne fa richiesta, dare il fuoco, dare un buon consiglio. Cioè, è giusto, i communia devono essere sempre rispettati, però con una clausola, cioè ci deve essere dietro la certezza che il dare non provochi detrimentum al donatore, cioè non provochi un danno, uno svantaggio a chi dà. Allora uno dice, beh, diavolo, è come dire, un elogio dell'egoismo questo. Beh, lui è anche molto astuto. Lui non dice, perché se no ci va di mezzo il donatore e resta. No, non dice questo. Dice perché il donatore deve pensare prima a chi gli è più vicino. Cioè, non è un fatto di egoismo, è un fatto, secondo lui, di poter avvantaggiare alcuni uomini su altri, e lui li elenca in qualche modo, fa tutta una gradazione, no? Dice: sono più vicini a noi coloro che parlano la nostra stessa lingua e hanno con noi origini comuni, in quanto appartengono alla nostra stessa gente. Sono più interni rispetto a noi coloro che fanno parte della nostra stessa civitas, quindi concittadini. Più stretto con noi il nodo che ci unisce ai parenti, e così fino al vincolo di matrimonio, il legame con i figli, la domus, la casa, eccetera, eccetera. Quindi fa come una scaletta e ti dice chi sono quelli che vengono prima di tutti gli uomini. Sì, la dovete dare l'acqua, però dovete badare che i concittadini, quelli che parlano la vostra stessa lingua, non ci vanno di mezzo. E quindi, come dire, la bellezza di questa teorizzazione ciceroniana a noi risulta un pochino, come dire, appannata, ecco, da questa argomentazione. Quindi rispettare i comuni è un dovere umano, però è un dovere che ha, come dire, le sue limitazioni, no? Ora, questa riflessione Cicerone si presenta drammaticamente anche attuale. Perché quante volte noi sentiamo fare questo discorso verso chi, per esempio, vuole immigrare nel nostro paese e ci chiede ospitalità? Quante volte si sente dire in maniera più o meno rozza, più o meno articolata, eccetera? Sì, però prima vengono gli italiani, no? Prima vengono gli austriaci. Sì, ma pensiamo se ce lo possiamo permettere. Cioè, come dire, è lo stesso meccanismo che scatta. Oltre un certo confine ci sono gli uomini. Al di qua di questo confine ci sono i concittadini, quelli che parlano la nostra lingua, i parenti, i vicini. Cioè, è praticamente l'organizzazione ciceroniana. E infatti la filosofa americana molto celebre, la Martha Nussbaum, dice del De Officiis: questo libro è un capolavoro, ha ispirato
filosofi del calibro di Grotius, di Pufendorf, di Kant, di tanti altri. E quindi è stato come una Bibbia, lei dice. Però attenzione perché questa Bibbia è anche simile, la cito, al serpente nel giardino dell'Eden. Beh, in realtà è anche un testo tentatore, un testo che ci può spingere in qualche modo al male, no? E continua la Nussbaum, perché è evidente che anche i comunia, per essere veramente comunia con tutti gli uomini, presuppongono una redistribuzione di beni da parte dei ricchi verso i poveri, da parte delle nazioni ricche verso quelle povere, eccetera. Per realizzare la giustizia fra gli uomini e mettere a disposizione di tutti quei beni che sono nati per essere comuni, è necessario superare il principio secondo cui la generosità comune deve arrestarsi al momento in cui venga intaccata quella che dobbiamo dedicare ai nostri. Dice la Nussbaum, prendersi cura dei diritti umani implica spendere denaro, non solo fare bei discorsi. Ed è un'osservazione un po' amara, pragmatica, ma profondamente giusta. Io ambirei a una di quelle bottigliette d'acqua, se fosse, se mi sono un po' lontano per me. Ora, torniamo a seguire la pista che avevamo aperto con i principi dei Buzzigai, quelli ripresi da Cicerone, eccetera, eccetera. E riprendiamo la domanda come ci si deve comportare nei confronti degli uomini, passando direttamente a Seneca, alla Epistola 95, in cui si formula questo quesito, no? Lui cerca di rispondere. E cosa dice Seneca? Io vi leggo il brano, sembra la cosa più semplice. Prima si fa la domanda, come ci si deve comportare nei confronti degli uomini? Poi risponde, che cosa facciamo? Quali precetti dobbiamo dare? Forse che si risparmi il sangue umano? Quanto piccola cosa è non nuocere a coloro ai quali dovresti giovare? Beh, dire non ammazzarli. Un po' poco. Certamente è un gran merito se l'uomo è benevolo verso un altro uomo. Gli prescriveremo di porgere la mano al naufrago, di indicare la via che l'ha smarrita, di dividere il suo pane con l'affamato. E quando mai riuscirò a esporre tutto ciò che si deve fare per gli altri e ciò che si deve evitare? Mentre posso brevemente impartire la norma seguente a cui deve attenersi l'uomo nel compimento del suo dovere. Tutto quello che tu vedi, che racchiude il divino e l'umano, costituisce un'unità. Siamo le membra di un gran corpo. La natura ci ha generati parenti, cognati, dice Luciano, cioè generati di una stessa famiglia, poiché siamo formati dagli stessi elementi e tendiamo allo stesso fine. Essa ci ha ispirato un amore reciproco e ci ha fatto socievoli. Questo dobbiamo pensare. Siamo nati nel vincolo di obblighi reciproci in comune, anche lui insiste su questa idea degli obblighi reciproci. La nostra società è come un arco fatto di pietre che sta su perché esse si sostengono l'una con l'altra, altrimenti crollerebbe. Questa metafora è bellissima, la società è come un arco, sapete, l'arco si regge perché tutte queste pietre si incastrano, si sostengono l'una con l'altra, no? Se ne togliete una, boom, viene giù tutto. Come vedete, nella riflessione di Seneca, i comunia ciceroniani sono diventati una sorta di soglia minima, di grado zero, perché si possa veramente parlare di comportamento umano. Vi ricordo che cosa dice. Che cosa facciamo? Quali precetti diamo? Forse che si risparmi il sangue umano, quanto piccola cosa è non nuocere a coloro ai quali dovresti giovare. Certamente è un gran merito se l'uomo è benevolo verso un altro uomo. Gli prescriveremo di porgere la mano al naufrago, di indicare la via che l'ha smarrita, di dividere il suo pane con l'affamato. Questo è poco. Questa è l'idea di Seneca. Tutto ciò è troppo poco.
Quindi, nella visione di Seneca, gli obblighi dell'uomo verso l'uomo vanno ben al di là di queste norme elementari. Devono prendere ispirazione dalla parentela che la natura ha stabilito fra gli homines, ispirando in loro l'amore reciproco. Il filosofo, evidentemente, addita mete più alte nel campo dell'umanità. C'è però un fatto, francamente, mi colpisce, perché alla consueta lista di obblighi, quella che ci è nota sin dai tempi dei giocatori di buoi, cioè l'acqua, il fuoco, la strada, eccetera, Seneca aggiunge anche l'obbligo di salvare la vita ai naufraghi, ovvero di porgere loro la mano, no? Si tratta di un insegnamento di umanità che incontriamo anche in un'altra celebre opera della letteratura romana. Un grande testo di cultura, no? Di questi grandi testi che hanno attraversato i millenni, cioè l'Eneide di Virgilio. E anche qui adesso ci spostiamo un'altra volta con l'aiuto della letteratura. Stavolta siamo sui lidi di Cartagine, sulla spiaggia di Cartagine, che sarebbe poi la Tunisia di oggi. Quindi siamo in faccia alla Sicilia, eh? Siamo proprio nella spiaggia che costeggia il canale di Sicilia, quello in cui oggi viaggiano i barconi. Allora, nel primo libro del poema, l'autore narra che i profughi troiani, i quali hanno come meta quella di sbarcare in Italia, lo dicono chiaramente, fanno naufragio nel canale di Sicilia, quel luogo che per noi oggi è fatto di telegiornale, diciamo, tutte le sere ne sentiamo parlare qua. Si legge l'Eneide, che è un libro scritto 2000 anni fa, e sembra di leggere il giornale. Cioè, un naufragio nel canale di Sicilia in cui c'è della gente sbattuta su un lido. Va a finire sul litorale di fronte a quello di solito, a cui di solito vengono sbattuti, quello della Sicilia. Va a finire su quell'altro, ma è lì che succede tutto, è lì che c'è il naufragio. Dunque, i troiani vengono sbattuti sulle coste della Tunisia, dove Cartagine, dove Didone sta fondando la nuova città di Cartagine. Però accade un fatto, che sul momento i naufraghi troiani vengono scambiati per pirati, per invasori, e i soldati di Didone cercano di ributtarli in mare. Ed ecco quello che dice Ilioneo, colui che guida questo gruppo di dispersi. Si rivolge a questa gente che lo sta ributtando in mare e dice: ma che stirpe di uomini è questa? Quale mai tanto barbara patria permette questi usi? Ci negate accoglienza, e dice ospitium, ci negate ospitium alla riva, venite ad aggredirci, ci scacciate dal margine estremo del Lido. Se disprezzate il genere umano e le armi mortali, perché noi non possiamo farvi niente, temete almeno gli dèi, memori di giustizia ed iniquità. Abbiamo già detto che ci sono i doveri umani, i doveri verso gli dèi, no? Non i diritti. Ora, in questo lamento di Ioneo c'è una parola che colpisce, ed è ospitium, accoglienza. Un popolo che impedisce loro di toccare la riva, che li ricaccia in mare, negando ad essi perfino di sostare sul bordo estremo del Lido, non può essere considerato se non barbarus. Che mai barbara terra è questa? I suoi costumi non sono degni di essere definiti civili, umani. Il dovere di accogliere il naufrago, il cui rifiuto Ilioneo considera cosa da barbari, come abbiamo visto, viene ritenuto da Seneca perfino troppo ovvio per dover essere insegnato. Dice: gli prescriveremo forse di dare la mano al naufrago, dice, ma questo lo sanno tutti. È il grado zero dell'umanità e fa dolore vedere oggi, in queste stesse acque, vedere che spesso è accaduto il contrario. Cioè, queste persone misere sono affogate, nessuno ha portato loro la mano, se non le hanno portate troppo tardi. Ma non vorrei soffermarmi su questa drammatica cronaca nota a tutti, ma vorrei ricordare un fatto risalente all'ultima guerra mondiale che ci è stato ricordato di recente da Alessandro De Angelis e Sandro Veronesi, no? In un romanzo che è divenuto un film,
il comandante, sicuramente lo ricorderete. Che cosa avviene nell'ultima guerra mondiale? Avviene che il comandante Todaro, che è il comandante di un sommergibile, trae in salvo l'equipaggio della nave belga Cabalo, che fino a poco prima aveva tentato di affondarli. Poi però loro li colpiscono, la nave fa naufragio e loro salvano i marinai. L'ammiraglio tedesco Dönitz, per questo suo comportamento, lo definisce: sei un Don Chisciotte del mare. E Todaro gli risponde: sì, io sono perfettamente consapevole che altri avrebbero agito in maniera diversa. Sono però altri, continua, che a differenza mia non hanno 2000 anni di civiltà alle spalle. Che è una risposta bellissima e che in qualche modo fa pensare che forse il comandante Todaro al liceo aveva studiato l'Eneide, cioè come è sempre avvenuto in Italia, questi grandi testi sono sempre filtrati nella nostra cultura, no? E quindi gli risponde così: io ho 2000 secoli di civiltà alle spalle, non posso lasciare morire in mare degli uomini solo perché sono miei nemici. Bene. La differenza fra Seneca e Cicerone dunque appare evidente. Seneca va molto al di là di Cicerone, non mette limiti a quello che è per lui il dovere dell'uomo verso l'uomo. E vi ricordo le sue parole: tutto quello che tu vedi, che racchiude il divino e l'umano, costituisce una unità. Siamo le membra di un grande corpo. La natura ci ha generati cognati, parenti. Poiché siamo formati dagli stessi elementi e tendiamo allo stesso fine, esso ci ha ispirato un amore reciproco e ci ha fatto socievoli. Ora, assimilare l'umanità a un unico e medesimo corpo, come fa Seneca, ossia un organismo formato da parti che inevitabilmente sono chiamate a collaborare fra loro, un corpo indirizzato a uno stesso fine, governato da reciproco amore e sentimenti socievoli, implica una visione della società umana che è degna dei più nobili principi che si incontrano nelle nostre moderne carte dei diritti. Se voi leggete il preambolo della Dichiarazione dei diritti umani del 1948, sottoscritto da una stragrande maggioranza di nazioni, tra l'altro, non da tutte, come viene definita l'umanità? In termini di famiglia. Il preambolo comincia dicendo tutti i membri della famiglia umana. Questo è Seneca. La natura si è generato cognati, parenti. Mentre l'articolo 1 della stessa dichiarazione, che invita gli esseri umani ad agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza, questo non è Seneca, la dichiarazione dei diritti umani, ma sembra Seneca, no? Chiaramente trovo un eco nell'affermazione senecana secondo cui la natura ci ha ispirato un amore reciproco e ci ha fatto socievoli. Quindi, insomma, la conclusione del ragionamento di Seneca, del resto, è inequivocabile, no? Siamo nati nel vincolo di obblighi reciproci, in comune. La nostra società è come un arco fatto di pietre che sta su perché esse si sostengono l'una con l'altra, altrimenti crollerebbe. Per questo motivo, secondo Seneca, limitarsi a porgere la mano al naufrago, indicare la via che l'ha smarrita, dividere il pane con l'affamato e così via, anche se purtroppo ancora oggi questi principi elementari di grado zero non sono rispettati nel mondo moderno, ecco, per lui questo non era ancora sufficiente perché si potesse parlare di comportamento umano. È la stessa cosa dell'astenersi dall'uccidere. In realtà, come si vede, di fronte a noi abbiamo ancora tanta strada da fare. Affinché l'arco della società si regga e non crolli, è necessario che tutte le pietre si sostengano l'una con l'altra e non solo alcune. Vi ringrazio.
Allora, ringraziamo il professor Bettini che ci ha dato moltissimi spunti. Questa volta, invece di partire io, lascio subito la parola a chi vuole porre una domanda. E nel corso del dialogo con il professor Bettini potremo fermarci su alcuni spunti. Sono moltissime le riflessioni che guardano anche, gettano uno sguardo tra il presente e il passato. Buonasera, io stavo Buonasera. ragionando sulla frase che ha detto prima: tutti gli esseri umani sono legati da un vincolo di fratellanza, presa da Seneca, presa. Non ti sento bene, sai, abbia pazienza. E stavo ragionando sulla sua frase, circa la fratellanza e la società umana. E mi è sorta la domanda, una domanda: quando l'uomo diventa politico, e dunque diventa in sé Stato e deve rappresentare il suo Stato? Questi comuni, com'è possibile che vengano meno? È possibile che vengano meno perché l'uomo non rispetta questo principio di dare e ricevere. Cioè, questi beni, a parte di molte società e di molti individui, vengono solo presi e non restituiti. Questo avviene con le materie prime in giro per il mondo, in cui sono paesi che sono esclusivamente sfruttati per mandare, inviare materie prime ad altri paesi più potenti che le acquistano comunque. Le pretendono. In realtà il problema è proprio nell'equilibrio che sta nell'aggettivo communis, la reciprocità del dare e dell'avere, i munia in comune, l'impegno, la reciprocità, no? Pensate alla parola mutuus, il mutuo purtroppo per chi l'ha fatto, sai, si sa che è una cosa che si deve restituire, no? Si prende e poi si restituisce. Ecco, questo. Come dire, quando viene meno questo principio, allora la communitas si rompe e si rompe per egoismo, si rompe sostanzialmente per questo. Altre domande che volete porre, professore? Ce l'hai ampiamente. Volevo chiedere. La ricerca di ciò che era considerato umano ai tempi degli antichi permette, secondo lei, di individuare una sorta di minimo comune denominatore di umanità, una sorta di DNA culturale che ci permetta di dire che l'uomo di oggi è figlio di quello di allora? Oppure sono cambiate totalmente, talmente tanto le cose da permetterci di dire che ci troviamo di fronte a un'entità del tutto diversa? Che poni una grandissima domanda e che, come saprai, è stato lungamente dibattuto se nel corso del tempo le caratteristiche psichiche, intellettuali dell'umanità siano cambiate oppure no. Nella prospettiva brutalmente evoluzionistica, diciamo, c'è stato uno sviluppo e quindi una trasformazione progressiva dell'umanità che come dire, ha cancellato gli stadi precedenti, ma anche fa sì che ci siano diversi stadi di evoluzione nelle varie società umane, per cui gli evoluzionisti ritenevano, per esempio, che certe società, come quelle australiane o alcune società africane, eccetera, fossero intellettualmente, psichicamente inferiori a quelle europee. Altri invece, anche nello stesso 800, ritenevano che le capacità psichiche, psicologiche, intellettuali degli uomini fossero poi sostanzialmente gli stessi, non ci fossero stati grandi mutamenti, almeno dall'antichità, anche la più remota, al giorno presente. E ovviamente dei cambiamenti ci sono stati, però direi più nei termini non di un'evoluzione, ma di uno sviluppo, nel senso che le culture sono cambiate. Sicuramente il modo di concepire i rapporti sociali, i rapporti familiari, eccetera, sono cambiati nel corso del tempo. Basta che tu pensi al fatto che le società antiche sono società tutte indiscriminatamente fondate sulla schiavitù, cosa per noi inaccettabile. La Dichiarazione dei diritti umani è molto chiara su questo. Nessun uomo può essere tenuto in regime di schiavitù. Cioè, questo. E però purtroppo questo era considerato un fatto assolutamente naturale presso le popolazioni antiche.
Il giurista Gaio dice che gli uomini si dividono in due categorie, liberi e schiavi. Questo era dato per normale. Ecco, in questo senso, quindi c'è stato uno sviluppo, la cultura è cambiata, ha acquisito dei nuovi parametri, dei nuovi rapporti, così come stanno cambiando anche sotto gli nostri occhi i rapporti familiari, eccetera. Per cui è lecito pensare che dall'antichità a oggi molte cose nei rapporti tra gli uomini siano cambiate. Però, come si vede, andando ai principi più elementari, si trovano delle profonde analogie, che, per esempio, questa idea dei comuni, della comunitas, in fondo, è quella che regge ancora oggi la parte buona della nostra società, il fatto che nei confronti degli uomini indiscriminatamente si abbiano dei doveri. Noi ne abbiamo aumentato il numero, li abbiamo chiamati diritti, non più doveri. Li abbiamo chiamati i diritti umani, oggi sono molto di più dell'acqua, del fuoco, della sepoltura del cadavere. Per alcuni sono anche troppi, sono stati definiti anche troppi di questi diritti. Però, nel fondo, sempre questo c'è: la ricerca di quello che l'uomo deve all'uomo in quanto tale e non in quanto membro di una comunità. Questa forse è la grande discriminante che ci accomuna. Per tanti aspetti al mondo antico e in questo, come dire, le cose non sono cambiate, anche se si sono sviluppate, si sono dilatate, diciamo. Grazie. Le chiedo se nel mondo antico, era formulato il concetto di compromesso, transazione, mediazione, mi riferisco ai conflitti in corso in queste ore, dove nessuna delle parti in conflitto è disponibile a trovare un compromesso e quindi a rinunciare a fare delle reciproche concessioni. Grazie. Domanda, sì, un po' difficile, ma forse mi potrei qui riferire anche per far vedere un po' la differenza, come a volte noi fraintendiamo la cultura antica, quella che si chiama la Pax o la Pax Romana. In realtà non è quello che i romani chiamano invece quies. La quies è lo stato assoluto di pace. Una specie di stato mitico, di condizione primordiale, no? In cui esiste questo senso diffuso di benessere, di tranquillità, di serenità, assenza di angosce, di stimoli, eccetera. La pax, invece, è appunto il pactum, cioè quello che si raggiunge dopo un conflitto e quando si fa la pace, quindi si media e si stabiliscono dei compromessi. Questa è la pace. Noi abbiamo l'idea che la pace sia una condizione perpetua, no? Ma non è così. La pace è conquistata di volta in volta ed è conquistata, come dice lei, da un compromesso. Questa, la Pax Romana era poi questa. Cioè io faccio la guerra perché i romani erano imperialisti, faccio la guerra, impongo le mie condizioni, poi si trova un accordo e da quel momento in poi regna la pace. Ma i momenti di quies i romani li hanno avuti, dicono, soltanto in certi periodi, forse Traiano si vantava di aver portato la quies, un po' Augusto, ma ecco, è una nozione completamente diversa. Certo, il nostro mondo non conosce quies di nessun tipo e non riesce nemmeno a conoscere la pax, non riesce nemmeno gli aggressori e gli aggrediti non riescono spesso a trovare il compromesso che gli permetta di uscire dalla condizione bellica. Questo è un problema molto grosso che ci trasciniamo dietro e che ogni sera, ogni giorno ci assilla. Prima ha accennato all'Eneide di Virgilio e volevo chiederle in merito all'inizio del suo saggio Homo Sum,
Per quale motivo ha scelto di portare come esempio di accoglienza dei naufraghi proprio le vicende di Enea, e di Didone, dal momento che il naufrago per eccellenza che di norma viene citato è Odisseo, e dal momento che anche Didone generalmente è considerata emblema di irrazionalità, e dunque Problema vuole di irrazionalità. grazie. Cioè, spesso viene sottolineato questo aspetto, insomma, e per questo volevo chiederle per quale motivo ha scelto proprio l'Eneide. Ma allora, penso di deluderti subito dicendo che in realtà, perché quell'estate lì stavo leggendo il primo libro dell'Eneide, e quindi questo ha risuonato col mondo che avevo intorno, ma no, però così sono andate le cose. E poi, vabbè, per un motivo anche più serio, perché in realtà sì, Odisseo è il naufrago per eccellenza, però lui è solo, e quindi è un ospite solo che arriva in un'isola, viene accolto, come sappiamo, cioè. Mentre i troiani sono un gruppo, poi dopo quelli di Ilioneo arrivano quelli di Enea e addirittura si stabiliscono in questa città. Didone offre loro la condivisione, cioè tutti voi potrete diventare, voi troiani e noi tiri potremo diventare tutti parte della stessa città. Poi interviene però, come sappiamo, Iuno, nemica dei troiani, e quindi scocca questo amore rovinoso tra Enea e Didone, e che poi Enea viene richiamata ai suoi doveri. Il militare soldato romano deve partire, deve andare a fondare la nuova città, eccetera, ed è lì si scatena tutto il disastro. Ecco, però la parte precedente a me sembrava di grande interesse perché era un gruppo di persone che arrivava e che venivano poi accolte e integrate nella città. Questo prima le spinte, poi una volta che capiscono chi sono. Tra l'altro c'è un. È molto bello come continua quel discorso di Ilioneo, io non l'ho citato, ma. Quando gli dice a questi soldati, gli dice: ma guardateci, guardateci, vi sembriamo dei nemici noi. Per questo guardateci mi ha sempre fatto una grande impressione. E poi la stessa cosa che uno dovrebbe immaginare che dicono i naufraghi quando arrivano sulle nostre coste: ma guardateci, vedete chi siamo. Vedete che siamo dei disgraziati, sono scampati al mare, alle guerre, abbiamo addosso le ustioni delle città che ci hanno bombardato, eccetera, i segni della tortura. Guardateci, vi sembriamo dei nemici, della gente pericolosa, forse. Ecco, ma questo è, anche questo mi risuonava con una contemporaneità che in quel momento mi colpiva, e per questo ho pensato più all'Eneide che non all'Odissea. Io mi domandavo, se è vero che l'uomo nel mondo classico aiuta i suoi simili, offre ospitalità e seppellisce i morti per un eventuale timore degli dèi, la generosità e l'humanitas nel mondo antico sarebbe esistita anche in assenza di divinità? Sinceramente penso di no, credo che la religione nel mondo antico sia un ingrediente fondamentale e non si capisce nulla degli antichi se non teniamo sempre presente questa religiosità. Gli antichi sono tutti religiosi, l'ateismo è praticamente sconosciuto, si citano due o tre nomi di filosofi che ebbero fama di atei, ma altrimenti sono tutti, come dire, tutti i cittadini di una città, tutti i membri della comunità sono anche religiosi. Quindi è difficile immaginarli senza questo continuo dialogare con la divinità, che è un dialogare complesso perché a volte c'è una subordinazione assoluta verso il Dio, altre volte invece, come a Roma, c'è un rapporto di quasi parità con la divinità. Il Dio romano è un Dio concittadino dei romani, a comunità di ius e di lex con i romani, cioè c'è un, come dire, c'è una infinita variabilità di relazioni con la divinità. Però io penso che sia impossibile immaginare gli antichi senza la loro religione, il che spiega anche l'avvento del cristianesimo, no? Perché comunque sia
una religione ci voleva, cioè non si sapevano immaginare privi di una religione. Le religioni possono cambiare nel tempo, le divinità possono cambiare, i comportamenti rituali possono cambiare, ma l'idea che non ci sia la religione è inconcepibile. Questo della cosiddetta laicità, l'abbandono dell'idea che il mondo sia governato dalla divinità, è un fatto molto recente rispetto alla profondità dei secoli che ci hanno preceduto. Allora, mentre proponeva le parole della critica Nussbaum, mi sono piaciute moltissime, che per prendersi cura dei diritti umani, questo appunto implica lo spendere, non solo il saper parlare. Mi è venuto in mente anche di fatto la secessione sull'Aventino e come un po' la traduce Tito Livio quando parla dell'apologo di Menemio Agrippa, che convince, diciamo, la plebe parlando proprio di questa organicità, questo essere organo univoco, e quindi la plebe possono essere le braccia che portano il cibo alla bocca, al ventre, appunto, e che quindi tutto il sistema romano funzionerebbe grazie alla collaborazione delle varie classi sociali. Quindi questo è quello che in qualche modo traduce Tito Livio. Dall'altra parte noi sappiamo appunto che la plebe ritornò alle armi grazie alle leggi delle 12 tavole e quindi in questo caso sembrerebbe che il diritto, la legge, si faccia portavoce proprio dei diritti umani, in questo caso della plebe. Poi però quindi quando il diritto diventa politica, la sua fattibilità diventa difficile perché in realtà noi sappiamo che dopo le 12 tavole, dopo le leggi Licinie Sestie che garantivano il consolato anche alla plebe, finché le magistrature non sono di fatto appunto riconosciute come una carriera e non sono appunto stipendiate, quindi l'accesso di fatto è negato perché l'otium e comunque anche il tempo libero era solo per i proprietari terrieri che avevano una rendita. Ecco, io qui ho visto proprio questo, cioè il sentire, il fare e la politica in mezzo che cerca di tradurre in fattività quello che insomma era comunque il sentire, visto che già appunto in questo apologo c'è questa idea di organismo appunto umano che deve collaborare. E penso che sia questo, insomma, uno dei punti su cui i politici dovrebbero ragionare. Oggi. Sì, ha perfettamente ragione, la ringrazio di questa osservazione. L'apologo di Menenio Agrippa è proprio un caso di comune, cioè di nuovo di diritti, doveri reciproci, di vantaggi e doveri da una parte e dall'altra. Sì, è esattamente così. E anche quello che dice a proposito delle magistrature pagate è quello che dice la Nussbaum, cioè per garantire i diritti bisogna spendere dei soldi, altrimenti. È chiaro che se non si danno pari opportunità all'inizio, se non c'è un'equitas o un'equity, come si dice oggi, alla base, poi lo sviluppo sarà inevitabilmente diverso. La ringrazio, sono osservazioni molto, molto giuste. Sempre nel riferimento al primo libro dell'Eneide Virgiliana, e a me pare che ci sia una componente che chiamerei anche di opportunità. Se andiamo un po' più oltre con la lettura appunto del poema di Virgilio, vediamo che Anna convince la sorella di Idone ad accettare il coniugium con Enea, che vuol dire il coniugium tra due popoli, anche perché, in fin dei conti, Cartagine è una città costruita dalla fase di costruzione, circondata da nemici, e quindi la somma, diciamo, tra cartaginesi e troiani darebbe più forza, no, alla città. E penso che questo, diciamo, componente di opportunità
è implicita anche, per esempio, nella reciprocità del dono, no? Si dona per, ma si sa che prima o poi si riceverà. Allora, facendo confronto con la società attuale, il mondo attuale, eccetera, mi viene da pensare che oltre a violare i diritti umani, non siamo neanche capaci in certe situazioni di vedere le opportunità che, ecco, l'esempio che faceva lei, no? E dare acqua a acqua, terra e fuoco, per, da parte di una società che sta invecchiando, no? Progressivamente, beh, vuol dire anche, vorrebbe dire anche accogliere delle forze nuove, formarle e integrarle sapientemente in modo da dare nuova linfa a questa nostra società. Si fa un'osservazione molto intelligente sull'attualità. Cioè, così come i troiani potevano far comodo ai tiri per rinforzare la loro città, così allo stesso modo gli immigrati possono far comodo alle società europee, stanno invecchiando, che hanno una crisi di natalità piuttosto preoccupante, e che quindi, come dire, come dice lei, sono anche un'opportunità. Direi che in questo senso, forse uno dei casi, non dico pochi, ma insomma dei casi più chiari in cui noi dai romani potremmo prendere esempio, perché i romani hanno sempre ragionato così. Quando, faccio solo un esempio, quello dell'imperatore Claudio, a torto considerato uno sciocco, perché così vuole presentarlo Seneca, che lo odiava, ma però doveva essere affatto uno sciocco. Quando propose di fare eleggere senatori alcuni personaggi rilevanti, alcuni patrizi gallici, ci fu una rivolta, una piccola rivolta a Roma. Insomma, i senatori dissero: ah, vabbè, ma un senatore italico è molto meglio di un senatore gallico, cioè un qualcosa che suonerebbe, vabbè, non entriamo nell'attualità, ma insomma. E lui risponde: ma dice, rendetevi conto che noi abbiamo accolto a Roma uno straniero che si chiamava Tarquinio, che a Tarquinia non era, era quasi considerato con disprezzo perché per metà era greco. Noi l'abbiamo accolto e l'abbiamo fatto re. Dice, il nostro padre, il nostro fondatore Romolo, aveva la capacità di fare la guerra al mattino con un popolo e al pomeriggio lo faceva diventare cittadino. Beh, lui si vanta di questo, dice: noi siamo questo, cioè siamo una mistione, siamo una mescolanza, abbiamo sempre accolto e integrato soprattutto gli altri, così come fece Romolo quando integrò nell'asilum persone che venivano da tutte le parti del Lazio, che erano le più disparate, le integrò e ne fece un'unità. E Livio si vanta di questo, dice: questo è il robur della nostra futura grandezza, cioè questa mescolanza. Quindi voi altri ateniesi, voi altri greci, che avete questa vostra mitologia dell'autoctonia, che siete figli della terra su cui abitate, che nessuno può diventare ateniese se non è figlio di una cittadina, di un cittadino ateniese, eccetera, eccetera. Guardate noi, che invece noi abbiamo accolto sempre e integrato. E poi, lascia intendere, siamo anche diventati quelli che ora dominano il mondo, però in questo modo. Quindi credo che da questa capacità dei romani di integrare l'altro, effettivamente noi possiamo prendere esempio. Del resto è l'unica società antica in cui tranquillamente un privato libera uno schiavo e quello dal giorno dopo è cittadino romano. Vabbè, non ha ancora tutti i diritti, ce li avrà il suo figlio. Però ne fa un cittadino. Quando mai? I casi, diciamo, nella schiavitù dei neri d'America, sì, ci potevano essere dei casi di affrancamento. Non diventavano certi cittadini ed erano rarissimi. A Roma questo è normale. Se noi pensiamo ai liberti, appunto, che circondavano Claudio, che erano molto potenti a Roma, a personaggi Trimalcione, ricchissimo, liberto, sono tutti ex schiavi che poi facevano la loro carriera, la loro fortuna a Roma. Ecco, questa capacità di integrare persino gli schiavi, devo dire,
lascia molto ammirati nella società romana, che non deve essere minimamente santificata perché era una società di persone crudeli che uccidevano imperialisti, andavano a godersi gli spettacoli del circo dove la gente si sgozzava o ammazzava le bestie, cioè, quindi non stiamo santificando Roma. Però ci sono degli aspetti della cultura civica dei romani che effettivamente ci colpiscono ancora oggi, questa capacità di integrare, ecco, come quella che diceva lei, per opportunità, perché così siamo più forti. Vorrei fare due domande, vorrei porre due domande, professor Bettini, raccogliendo lo spunto di due passaggi della sua relazione. Allora, la prima è il fatto quando lei afferma, scusate, la vicino, quando lei ha parlato di identità nei testi, soprattutto in Radici e Identità e Hai sbagliato foresta, lei afferma che la cultura va problematicizzata, va decifrato il mondo antico e afferma che noi siamo schiacciati sul presente. Allora, la prima questione che vorrei, la sua espressione, scusate, è assimilazione presentista, però poi ci appelliamo al passato con la tradizione e con le radici. Una delle espressioni che lei, professore, ha dichiarato è contro il mio lavoro parlare di a un antropologo di radice. Io vorrei chiederle qual è il limite di una umanità che si appiattisce sul presente. Questa è la prima domanda che vorrei porle. E la seconda è un testo del 2023. Devo tenere vicino, sì. Testo recentissimo del 2023. Noi siamo qui a decifrare, a provare a ragionare del mondo antico, del mondo greco-latino, comunque della cultura classica, e c'è qualcuno che ha paura della cultura classica. Il classico è sempre stato oggetto di grande riflessione. Lei ha appena detto la profondità dei secoli che ci del passato che ci sostiene. Allora, le vorrei chiedere, seconda questione, perché qualcuno ha paura dei greci e dei romani? La ringrazio. Beh, una società schiacciata sul presente è una società che non si sa riconoscere, perché il rapporto con la storia, con le culture, anche le fasi precedenti della propria cultura, non solo con le culture altre, è qualcosa che ti permette di riflettere su te stesso, di capire cosa sta succedendo, dove stai andando, fare delle analogie con il passato, stabilire delle differenze, eccetera. Lo schiacciamento sul presente, il semplice rapporto paritario che c'è nell'uso dei social, per cui si dialoga solo con persone che appartengono alla nostra stessa fase cronologica ed esistenziale, non c'è più nessun dialogo con quello che sono stati i nostri progenitori, i nostri antenati, con quelli che sono venuti prima, no? E quindi hanno visto la società e la cultura in un altro modo. Ecco. Tutto questo mostra un grande impoverimento, come è un grande impoverimento l'idea che l'identità della persona si identifichi solo con le radici della cosiddetta radice della propria cultura. Non per altri motivi, ma perché chi vanta le radici della propria cultura normalmente non ha poi nessun interesse per le culture diverse, ma nemmeno quelle a 100 km da casa sua. E questo di nuovo è un errore gravissimo perché le culture altre sono poi quelle che ti permettono di ragionare su quello che sei, quello che stai facendo, ti fanno cambiare idea, che è una cosa fondamentale. Sembra che cambiare idea sia un peccato, è il contrario. È l'ostinazione a mantenere la stessa idea che è un peccato, che è una grave colpa. La capacità di cambiare idea è fondamentale per vivere. Però anche questo, se si vive solo nel presente, è difficile che si riesca nemmeno a rendersene conto di quando questo succede, e soprattutto non si riesce a farlo quando sarebbe necessario, perché manca questa dialettica con il passato, manca la dialettica con le altre culture. Ecco. Questo mi sembra un po', beh, sarebbe un discorso molto lungo, che forse qui non è nemmeno il caso di affrontare.
Questo della paura, beh, qui mi riferivo anche un po', come dire, con una frase a effetto, di alcuni movimenti che si stanno sviluppando negli Stati Uniti, in Inghilterra, talora anche in Francia, dove ci sono delle minoranze piuttosto forti, poderose, per cui la cultura classica è vista come la matrice del suprematismo bianco, la matrice del colonialismo, la maestra della schiavitù, eccetera. E quindi i testi classici tendono o a non essere letti o a essere letti in modo selezionato, espurgato, per cui le Metamorfosi di Ovidio si leggono solo certe parti. Prima di leggere l'Antigone di Sofocle si chiede agli studenti se per caso saranno urtati da qualche aspetto di questo testo. Cioè, quindi c'è come una sensazione di timore, di imbarazzo nei confronti della cultura classica o direttamente di condanna. Ecco. Quindi io prendevo spunto da questo per sviluppare un mio discorso che era quello di affrontare questi aspetti che ci allontanano dalla cultura classica. Cioè, non è che possiamo ignorarla solo perché avevano gli schiavi. Dobbiamo discutere della schiavitù, ma questo non ci può impedire di leggere Platone o Aristotele. Dopodiché dobbiamo leggerli non nella maniera in cui è stato fatto, anche per secoli, idoleggiando questo mondo meraviglioso dell'accademia, della libertà del pensiero, del mito, eccetera, eccetera, ma anche continuando a pensare che tutto ciò veniva fatto nel contesto di una società anche crudele, imperialista, schiavista, eccetera. Questo sì, però questo non è un buon motivo per semplicemente cancellare, mettere un cancello, come dicono i punti romani, cioè una griglia che taglia fuori questa. I classici sono sempre stati lì per essere dialetticamente presenti con noi, no? Per essere discussi, per essere approfonditi, per essere approvati o condannati, ma non per essere condannati all'oblio. Ecco, questo sarebbe un gravissimo errore. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Qualche domanda da poco. Prego. Stavo pensando a questo fatto dell'acqua e del fuoco, che evidentemente ha un valore abbastanza convenzionale e rituale, visto che si ritrova in fonti diverse, in particolare negli uffici. E mi chiedevo in che relazione può stare col fatto che l'esilio nei testi giuridici si chiami acqua e finisse interdizio. Quindi in realtà gli esiliati verrebbero privati di un diritto fondamentale? Non so, qualche rapporto ci deve essere, immagino, ma non immagino quale. Grazie. Sì, chi è colpito dalla pena dell'exilium, che è una pena alternativa alla pena di morte, quindi una pena molto grave, l'interdictio aqua et igni, non era tecnicamente la relegatio è una cosa diversa, meno grave. Dalla relegatio si può tornare, dall'exilium no. E questo divieto dell'acqua e del fuoco è chiaramente un modo simbolico per dire alla persona, guarda, non solo tu non sei più mio concittadino, ma non fai nemmeno parte della società degli uomini. Cioè, se tu mi chiedi acqua o fuoco, io non te la do. Quindi è proprio un respingimento totale della persona. Credo che sia questo il valore simbolico dell'interdizio acqua e fini. Cioè il negare i due fattori elementari della vita, il fuoco e l'acqua, che non si negano a nessuno, salvo a quello che ha commesso una trasgressione così grave che io non voglio nemmeno più riconoscerlo come uomo, un po' come nel diritto arcaico la sacertà. Dichiarare l'uomo sacer significava, ti dichiaro sacer, questo vuol dire che tu puoi essere ucciso da chiunque e costui non sarà mai punito per l'uccisione che ha commesso. Perché? Perché è come se non avesse ucciso un uomo, ma qualche altra cosa, ecco, non sei più. Quindi molto, in questo senso è molto simile alla sacerdas. Non so se ho risposto alla tua, ma era quello che probabilmente pensavi tu stessa poi, no? Hai suggerito. Vediamo se c'è qualche domanda.
Io vorrei porre un'ultimissima questione, se non ci sono altre domande ce n'è una, Ce n'è una. non l'avevo vista. Ah, sei proprio all'ultimo, così a tradimento proprio. Speravo di averla fatta franca, ma. Allora. E il dovere chiaramente trova una protezione, no, nella sanzione della divinità, le Arai, dei Bujugai di cui ha parlato. E chiedo in maniera provocatoria, e noi parliamo di diritti, e i diritti da chi dovrebbero essere sanzionati in qualche modo? I Sono diritti, 100 milioni. sì. I Grazie. diritti sono sanzionati dagli stati, dal potere legislativo degli stati, i quali, firmando la Convenzione dei diritti umani, si sono impegnati, questi paesi, a rispettare questi diritti. Quindi c'è dietro la nozione di diritto umano un apparato legale, oltre che filosofico. Filosofico nella propugnazione di questi diritti, legale in quello che dice lei, nella sanzione dei diritti. Infatti, quando si dice, è un discorso che si fa spesso, in realtà i diritti umani sono un'invenzione occidentale, sono stati una creazione dell'Occidente, della sua filosofia, no? E quindi applicare i diritti umani a società che non appartengono alla cultura occidentale, come potrebbero essere una società dell'Africa, dell'Asia, eccetera. In realtà è una forma di colonialismo. Questo, come dire, è un'obiezione sottile che a me mi ha sempre colpito perché è molto, molto profonda, un'obiezione antropologica. Però bisogna sempre, secondo me, anche riportarsi all'idea, sì, però questo paese di cui stiamo parlando, a suo tempo, ha firmato questa convenzione. Quindi deve rispettarli. Anche poi avrà firmato qualche cosa di occidentale, però l'ha fatto, si è impegnato. Quindi, per esempio, la Cina, che non l'ha mai più firmato, in questo senso è anche legalmente, ahimè, libera di non rispettarli. Così quelle altre nazioni che all'epoca non firmarono. Io non sono giurista, quindi potrei averle detto una montagna di stupidaggini, però. Così la vedrei, questo nome. Sì. Certo. No. Esattamente. Io aggiungerei un'ultimissima domanda, se andiamo a concludere. E chiederei al professor Bettini una domanda, penultima sarà biografica, su un suo gusto personale che noi leggendo i testi abbiamo colto, se ce lo può. E una domanda un po' più, così, meno biografica. Volevo chiederle, lei, professore, ha inventato il nome, il termine di urbigonia. Io quando ho letto questo passaggio dal suo saggio, lei ha inventato il termine urbigonia perché non c'è una parola per spiegare l'origine di Roma rispetto alle cosmogonie, ci vuole spiegare il concetto di urbigonia? Questa è la prima domanda. Allora, una rapida lezione sull'urbigonia. Urbigonia l'avevo coniato io questo termine, perché se si osservano le culture antiche, hanno quasi tutte o tutte una loro cosmogonia, cioè c'è un mito che dice come è nato il mondo, cioè la cosmogonia, c'è cioè quella greca. Esiste quella germanica, cioè anche nel mondo indoeuropeo ci sono varie cosmogonie, vari miti cosmogonici, così come presso molte altre popolazioni. Allora,
Questo ha fatto sì che spesso ci si sia domandati: ma perché a Roma non ci abbiamo una cosmogonia? Cioè, i romani non si sono mai posti il problema, non hanno mai creato un mito per dire com'è nato il mondo. E da qui varie risposte. Una delle risposte è che i romani erano un popolo di guerrieri, di legislatori, eccetera. Non avevano il tempo per inventare dei miti. I romani non avevano fantasia. Lo stesso motivo perché erano giuristi, guerrieri, eccetera. Oppure più sofisticata, questa è di Giorgio di Mesina, ce l'avevano come tutti i popoli indoeuropei, ma se la sono dimenticata e l'hanno trasformata, frammenti di questa antica cosmogonia, è diventata storia. Allora, questa risposta è di Mesina, che era più sofisticata, eccetera. Non mi ha mai convinto perché uno dice: ma che razza di catastrofe culturale devono aver attraversato questi romani per dimenticarsi una cosa così importante come la cosmogonia? Cosa gli è successo? Possibile che nessuno abbia tracciato, si ricordi? Gli Etruschi ce l'avevano, no, anche loro avevano la cosmogonia. I romani no, ma possibile, ce l'avranno avuta e poi l'hanno dimenticata? Anche questo non mi ha mai. Allora. Quello che avevo pensato io, guardando la fondazione di Roma, è questo. Loro scavano una fossa, la fondazione di Roma, scavano una fossa circolare intorno a cui poi faranno girare il famoso aratro e lo chiamano Mundus, mondo. Poi il solco che circonda il Mundus e che sarà il perimetro della città, lo chiamano Sulcus Primigenius, quello dell'origine prima, quindi c'è quel gen di Gonin, no? Però il solco. Anche questo è abbastanza strano. E poi fanno un cerchio che chiamano Orbis, e Orbis però è la stessa nome che si dà al mondo. Orbis vuol dire anche l'orbe, cioè il mondo, che si dice in latino. E Urbs e Orbis spesso sono dai romani, un po' cioè, ci giocano, ci fanno i giochi di parole, sono parole che si somigliano. Allora io avevo pensato, i romani hanno una dimensione così civica della loro cultura che per loro il mondo comincia quando comincia la loro città, e questo è a loro gli interessa. Non gli importa nulla di sapere com'è nato, qual è l'origine delle cose che li circondano. A loro gli interessa sapere qual è l'origine del loro mondo, cioè quella della città. Ecco perché mi era inventato questo termine per dire: beh, non hanno una cosmogonia, ma hanno una urbigonia, cioè quello che gli interessa è l'urbs, e poi la civitas è quello che fa. E così come non hanno un mito di origine dell'uomo, non hanno un mito di origine della donna, ma perché? Perché hanno come. Non c'è Eva, no, non c'è Pandora, non c'è. Qual è la prima donna? A Roma la prima donna sono le Sabine, cioè è il ratto delle Sabine. E perché? Perché sempre hanno questa dimensione che a loro gli interessa come è nata la loro città, la loro cultura, non come sono nati, diciamo, fisicamente o metafisicamente gli esseri viventi, ma come sono nati gli esseri culturali, gli esseri civici. Ecco, questo è così, la nascita dell'uomo è la nascita dell'asilo intorno a Romolo, quello che fa la base della Urbs, quindi dell'Urbigonia. Questo in parole povere, non so se sono riuscito a spiegare un saggio, peraltro molto lungo, che ho scritto alcuni anni fa. Bellissima domanda e anche di saluto prima di salutarci insieme alla sala. Allora, lei, professore, ha una particolare passione per il suono. E anche i titoli e i saggi, beh, il testo Roma, città della parola, ricostruisce la cultura orale, ma mettendo insieme molti dei passaggi, voci, passaggi di Plauto, con. Vuole dirci una domanda professionale e anche di gusto biografico? Vuole dirci quant'era importante il suono, ma per lei e per i suoi studi fermarsi al mondo della voce, al mondo orale, al mondo anche del regno
animale e come il suono prima della scrittura. Lei ha indagato a lungo questa, fino ad arrivare a molti passaggi poetici di elogio della poesia, quasi che la poesia, che è suono e ritmo, possa rappresentare un ritmo universale, ci dice alla fine del. Allora io vorrei farle quest'ultima domanda. Allora, la mia... Sì, è vero, un certo interesse, passione per il suono ce l'ho. Io, tra l'altro, ora ho smesso, ma ho sempre suonato degli strumenti musicali. È vero che il suono mi appassiona e se posso citare impudicamente, in particolare biografico, io ho scarsa confidenza con i colori, distingo male i colori, quindi probabilmente c'è un po' una, come dire, una compensazione tra... Esatto, più orecchio che occhio, esatto. Però a parte questo, quello che io penso è che queste culture antiche, soprattutto nelle fasi più antiche, ma non solo, che erano orali, semi-orali, diciamo, la scrittura assolveva certi compiti, ma non certo tutti i compiti che assolve per noi. Questo è imparagonabile, il fatto che per noi le cose importanti sono tutte scritte, no? Se voi pensate a Roma, le principali pratiche giuridiche sono tutte orali, questo vi fa capire la differenza. Quindi il famoso detto verba volant, scripta manent. Ricordatevi che è un detto medievale, non è un detto, i romani non l'avrebbero scritto mai quello, perché per loro i verba non volavano affatto, anzi erano vincolanti della fides, della parola data. No? Allora, se uno ripensa a queste culture semi-orali o anche orali, in cui si scriveva poco e non per gli scopi per cui scriviamo noi. Noi forse non riusciamo nemmeno a immaginare cosa doveva essere la voce per loro. Cioè, in una cultura orale, la voce assolve tutte quelle funzioni che noi abbiamo delegato alla scrittura. Per esempio, l'autorità. L'autorità noi l'abbiamo delegata alla scrittura. Fanno autorità le cose scritte, no? Pensate invece a un mondo in cui il pretore parla con autorità e dichiara una sentenza e attribuisce un giudice, fa diventare schiavo di qualcuno, una certa persona, eccetera. Lì doveva esserci una quantità di differenze nelle sonorità della voce, nell'uso della voce. Pensate del resto all'amore che hanno gli antichi per l'eloquenza, no? Per la formazione dell'oratore, che non era solo formazione intellettuale, cioè creare gli argomenti, costruire, dimostrare, ma era proprio capacità fonica, sonora, intonare, seguire diversi modi, no? Come dicono loro, diversi suoni. Ecco, doveva essere un mondo da questo punto di vista meraviglioso. Credo che se uno di noi potesse essere proiettato per magia in quel mondo lì, ascolterebbe delle voci straordinarie che noi non ascoltiamo più. E che probabilmente gli antropologi hanno udito quando i primi sono entrati in contatto con certe comunità che non conoscevano la scrittura, hanno vissuto con loro, hanno sentito questa cultura orale, ecco, che noi abbiamo perso completamente, perché non sono più culture orali. Persino i social che oggi ci dominano, tutto sono scritti poi, in realtà, la gente scrive. Sì, è vero, registra anche messaggini, però in maniera sintetica, frazionata, come dire, non c'è più niente di simile a quello che poteva essere la cultura orale di Roma dei primi secoli. Ecco. In questo, come dire, è un aspetto della cultura che mi appassiona molto, forse per nostalgia, perché so che è qualcosa che abbiamo perduto e quindi mi appassiona l'idea di riuscire a ricostruirlo. Paradossalmente attraverso lo scritto, attraverso i documenti che ce ne restano, però è una bella sfida, cioè attraverso queste tracce scritte cercare di riportare in superficie un mondo di parole che non esiste più. Professor Bettini, per la sua relazione e lo ringraziamo. Grazie. A voi. E solo una piccola notazione, se volete accompagnarci anche al 15 febbraio alle ore 17, la professoressa Sandra Plastina.
ci parlerà delle donne filosofe nel Rinascimento. Arrivederci, grazie a tutti.